Lo hanno ritratto vecchio, ricurvo, passivo. Se leggiamo il Vangelo, ci troviamo di fronte a un uomo evidentemente giovane. 5 anni fa mi hanno diagnosticato un cancro alla tiroide. Ho sempre chiesto, fa che io possa guarire. E quando arrivò il momento dell'intervento, il cancro alla tiroide era scomparso. Questa basilica è stata ispirata da San Giuseppe. Per me San Giuseppe è l'artista per eccellenza dell'umanità. Modellò la persona del Figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo. San Giuseppe preparerà il mondo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. San Giuseppe aiuta i fidanzati, i genitori, i lavoratori, i malati. Sa cosa significa soffrire per la propria famiglia, sa cosa significa soffrire per non avere una casa o del cibo da offrire alla moglie e ai figli. Penso che San Giuseppe abbia voluto che lo conoscessi nella sua casa, perché desiderava che io facessi parte della sua famiglia. Ogni crisi nell'uomo è frutto dell'allontanamento da Dio. Ciò che ci insegna San Giuseppe è che Dio sta al primo posto. Un padre che accorre quando c'è più bisogno di lui. Oggi viviamo in un mondo pieno di lussuria. Per questo dobbiamo imitare San Giuseppe come terrore dei demoni. Faremo un viaggio intorno al mondo per scoprire se è vero che questo misterioso uomo sia oggi più attivo che mai. San Giuseppe è l'umiltà in persona. Sono stato battezzato con il nome di Giuseppe all'età di 47 anni. La mia vita era cambiata. Come ha fatto? Ha fatto l'impossibile, perché San Giuseppe fa cose impossibili. Tutto si è sistemato. San Giuseppe ci ha spianato la strada per venire qui.